Sono quattro i fermati nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo aperta lo scorso giugno dalla procura francese. Hanno tra i 16 e i 23 anni e al momento sono sotto interrogatorio. Secondo fonti della polizia francese, i quattro avevano in programma di decapitare un ufficiale militare e di filmare l'atroce gesto con una telecamera GoPro. Le misure di sicurezza antiterrorismo già imponenti sono state ulteriormente rafforzate. I quattro sono stati fermati in tre diverse regioni francesi, Rhône, Yvelines e Bouches-du-Rhône. Il principale istigatore era stato identificato per il suo attivismo sui social network e per le sue relazioni con jihadisti francesi che attualmente sono detenuti. Era stato anche segnalato alle autorità per la sua manifesta volontà di partire per la Siria. Il presidente Hollande ha rimarcato che il dispositivo antiterrorismo francese implica l'utilizzo di 30.000 agenti. Il piano Vigipirat, le cui misure prevedono anche il monitoraggio degli obiettivi sensibili, continua ed è costantemente rafforzato.